suo carro, la sua presenza. Da C'è il fonico, si sa, sì. Volete fare qualche dichiarazione? No, che deve fare? Mi ha detto lui una cosa molto importante. E poi ci dà richiedere. Ha detto che quest'anno il carro è più bello di tutti gli altri. Ma io dico che il carro ogni anno è stupendo. Ogni anno è stupendo. Ma specialmente quando si mette la Madonna sopra, ecco, anche il carro più brutto diventa il più bello. Un carro è sempre bello, tutto l'anno. Non c'è questa nonna che un carro non è bello. Verso la madre di Dio, contemplata nella sua luce solare, cioè Immacolata. Il culto liturgico e la devozione per Maria sotto il titolo di Immacolata Concezione a Torre supera di gran lunga i 4 secoli. Il beato Vincenzo Romano, nella riedificazione di Santa Croce dopo l'eruzione vesuviana del 1794, dedicò all'Immacolata la cappella principale della navata destra, così come era collocata nell'antica chiesa parrocchiale distrutta dalla lava. La storia ci dice ancora che in occasione della processione del 3 maggio, giorno in cui la chiesa ricordava l'invenzione della Santa Croce, l'Immacolata precedeva il santo legno della croce ed era portata sotto il palio, come era consuetudine per i santi patroni prima del Concilio Vaticano II. Il beato, certamente nella scia di Sant'Alfonso Maria de Liguori, ha dedicato buona parte della sua predicazione e dei suoi scritti alla Vergine Madre, e nella sua casa venerava una statua dell'Immacolata col Bambino. Nella festa dell'esaltazione della croce del 1849, Papa Pio IX entrò benedicente in Santa Croce e, in ricordo della sua visita, lasciò come dono all'Immacolata 2 pianete uguali di seta celeste, riccamente ricamate in oro a gran rilievo. L'avvenimento è ricordato da una lapide posta in fondo alla chiesa. Ma senza dubbio, una data memorabile è quella dell'8 dicembre 1861, giorno in cui iniziò la violenta eruzione vulcanica, seguita da un disastroso terremoto. Raccontano gli storici che anche in quell'occasione il popolo ricorse con fiducia all'Immacolata, sperimentandone ancora una volta la sua materna protezione. In quella circostanza, quale voto, viene decisa la processione votiva dell'Immacolata. I torresi, l'anno seguente, quando avevano già in parte riparato i danni patiti con le ripetute e provvidenziali risorse del loro commercio di corallo, sciolsero la prima volta il loro voto ed iniziarono la magnifica festa con la solenne processione dell'Immacolata, recata dai marinai sul carro trionfale. Macchina da festa, mobile, sul quale è installata la statua dell'Immacolata, e quindi poi portato in solenne processione per le vie della città. Esisteva in vari altri paesi già prima di essere costruito a Torre del Greco nel 1862. Quando vi fu il momento favorevole per cui i nostri padri poterono manifestare il loro profondo amore verso l'Immacolata, in seguito all'eruzione vulcanica e al terremoto, non mancò ai torresi la possibilità di realizzare il carro. Infatti, Torre vantava i migliori carpentieri, costruttori di barche, decoratori e pittori. Il carro dell'Immacolata, così come comunemente viene chiamata questa grossa costruzione,
è frutto di particolari accorgimenti tecnici e artistici che, allo stesso tempo, racchiudono la genialità e la tecnica di tutto un popolo ed il suo attaccamento devoto a questa festa importante. La sua realizzazione comincia dal progettarlo graficamente ed è solitamente affidata ad un artista locale, al quale viene dato un tema che varia di anno in anno, generalmente tratto dalle litanie lauretane, da qualche antifona mariana o da qualche avvenimento particolare, come l'anno mariano. La prima fase della costruzione del carro trionfale consiste nel realizzare il basamento di legno e i vari elementi decorativi in carta pesta con particolari di altro materiale che animeranno la rappresentazione. Contemporaneamente vengono realizzate altre eventuali strutture. Questo primo momento, che si svolge in un apposito laboratorio artigianale, è seguito da un secondo, che avviene una quindicina di giorni prima della festa nella Basilica di Santa Croce, tradizionalmente nella navata destra, proprio in prossimità della Cappella dell'Immacolata. Mamma mia. Tu che non lo vedo, non lo vuoi dire, non lo farai, eh?